ormai siamo tutti d'accordo che ci troviamo nel bel mezzo di una immensa crisi antropologica. Ma a me pare che però ben pochi ci spieghino bene che cosa stia succedendo, né tantomeno ci sanno spiegare come vivere dentro questa crisi antropologica senza farcene travolgere. Gli effetti della crisi sono evidenti a tutti. Tutte le istituzioni antropologiche si stanno spappolando. Il matrimonio, la democrazia occidentale, l'economia planetaria, le chiese, la scuola. Ecco, tutte queste istituzioni sembrano ormai delle società in fallimento, di anno in anno, di decennio in decennio, sembrano sempre più prive di senso, sempre meno vitali. Al contempo vediamo l'unificazione progressiva del mondo, la globalizzazione l'abbiamo chiamata. Ma c'è un paradosso in questo fenomeno, perché noi ci vogliamo unificare, ci stiamo unificando sul piano finanziario, sul piano delle telecomunicazioni, ma lo facciamo con una forma mentale che è la stessa che per millenni ha creato tutte le divisioni e tutte le guerre. Ci vogliamo unificare con una mente di separazione. Tutti noi vorremmo maggiore integrità, maggiore unificazione, maggiore pace interiore, ma poi cosa facciamo per conquistarla? Come viviamo le nostre giornate? Spesso le viviamo proprio nel segno della separazione, della contestazione, della divisione interiore, della frammentazione, della frantumazione mentale. Insomma, tutto il processo evolutivo spinge verso una forma nuova di umanità, meno egoica, meno bellica, più relazionale, e questo è il cuore, questo è il senso di ciò che definiamo crisi antropologica. E questo spiega perché tutte le forme precedenti, fondate su una umanità così egoica, stiano crollando. Però non riusciamo ancora ad elaborare un pensiero e quindi una cultura condivisa che comprenda e favorisca questa grandiosa trasformazione dell'uomo. La politica, la comunicazione di massa, quasi tutte le agenzie del consenso e dell'educazione continuano a parlare la lingua morta della figura di uomo che si sta distruggendo e perciò blaterano, ecco, questa percezione di ascoltare linguaggi sfiniti, sfibrati, linguaggi che non dicono più niente, mentre l'uomo nascente, questa nuova figura di umanità, sembra non avere ancora voce, non la riusciamo ad ascoltare. Ecco, balbetta forse nei cuori di tutti noi, balbetta nel dolore, nel gemito, nel grido di sofferenza che c'è in tutti noi e che a me pare di ascoltare, di sentire sotto, appena sotto, il frastuono metropolitano. Perciò questo è il tempo dell'insurrezione dell'uomo nascente e dobbiamo incominciare a riconoscerlo dentro di noi, a dircelo con chiarezza. Questo è il senso anche di questi piccoli comunicati che stiamo proponendo. Dobbiamo iniziare a riconoscere le ragioni, la bellezza, la straordinaria potenza creativa che porta con sé questa figura nuova di umanità. Dobbiamo creare un popolo di insorti. Dobbiamo impegnarci poi a definire molto meglio i lineamenti della nuova forma psicologica e spirituale di uomo che sta tentando di emergere nella crisi antropologica globale in cui siamo immersi e talvolta sommersi. Riuscendo a definire sempre meglio i caratteri del nascente, saremo anche più in grado di denunciare i caratteri del morente. Cioè dobbiamo discernere, amici, dobbiamo dirci e dire con chiarezza tutto ciò che in questo momento storico, nel dibattito politico, come in quello culturale o religioso, non appartiene al nascente, ma appartiene ancora alla figura morta e morente di umanità, alle forze della regressione umana. Dobbiamo insomma dare vita ad una inedita e infinitamente più radicale contestazione di questo mondo, che non si basi più però su vecchie valutazioni o schemi ideologici che appartengono addirittura all'Ottocento, ma
questo discernimento, questa contestazione si deve basare su criteri nuovi che derivano proprio dalla svolta antropologica in atto. Dobbiamo cioè discernere ciò che appartiene all'umanità morente e ciò che appartiene all'uomo nascente.